prigione a partire dal 1900. Buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Siamo contentissimi di vedervi qui oggi. Ja, heute ist nämlich der wichtigste Tag in Ihrem Leben. Oggi è il giorno più importante della vostra vita. Und ich sage immer, man begegnet sich nicht zufällig. E io dico sempre, non ci si incontra per caso. Irgendwie seid ihr heute hierher geführt worden. In qualche modo siete stati condotti qui oggi. Um etwas Fantastisches zu erleben, was es in der gesamten Menschheitsgeschichte noch nicht gab. Per vivere qualcosa di fantastico che non c'è mai stato nel corso della storia dell'umanità. Ihr werdet alle eure Lastenpakete los. Eure verkrümmten Wirbelsäulen werden gerade. Abbandonerete tutto il pacchetto dei vostri pesi accumulati durante la vita e le vostre colonne vertebrali saranno dritte. Euer schiefes Becken wird gerade. I bacini storti saranno raddrizzati, le gambe di misura diversa saranno della stessa lunghezza. Dadurch ist die Volkskrankheit Nummer 1 besiegt. E quindi sarà debellata la malattia popolare più frequente, e cioè il mal di schiena. Freut euch drauf. Siete contenti? Und jetzt kann der Fabio noch etwas sagen. Ecco, adesso a Fabio la parola. Grazie di essere qui oggi, di essere così numerosi, come diceva Anne. Voi siete la conferma che una parte di voi, che il vostro spirito vi ha portato qui. C'è gente che fino a 3 giorni fa non aveva mai sentito parlare di allineamento divino, c'è gente che arriva dalla Sicilia, c'è gente che in qualche modo si è data un importante appuntamento per essere qua oggi. Ad assistere ad uno dei processi di guarigione spirituale più importanti, almeno a livello europeo, ma sicuramente anche a livello internazionale, perché senza nessuna forma di contatto, senza nessuna forma di manipolazione, è possibile solo attraverso un impulso che dura pochi secondi vedere in maniera visibile una trasformazione del corpo fisico. E questa è una cosa che la nostra mente non è in grado di razionalizzare, perché va contro tutte le leggi della fisica, per come noi conosciamo le leggi della fisica. Quindi Anne è un'importantissima esponente del mondo della guarigione spirituale, insieme a lei ve ne sono molti altri a livello internazionale e personalmente, siccome sono referente di Anne in Italia, ritengo che sia arrivato il momento di parlare di guarigione spirituale in maniera molto più ampia su tutto il territorio nazionale. Quindi stiamo organizzando un congresso di cui trovate lì le informazioni e lo specifico sito, con alcuni guaritori internazionali, russi, americani, dalle Filippine, ovviamente Anne, che sarà la protagonista della giornata del sabato, ovviamente è un americano, che ci parleranno delle loro esperienze, delle loro conoscenze, delle loro capacità, attraverso l'utilizzo di energie sottili, di modificare il corpo, di modificare la materia, di aiutare le persone a stare meglio. Io non aggiungo altro, quindi vi lascio nelle mani e soprattutto nell'energia di Anne Hubner. Grazie di essere qui oggi. Prendo ancora una parola, perdonatemi. Vi presento Tania, che è fisioterapista, allineatrice, referente della scuola, assistente di Anne, organizzatrice a livello internazionale di tutti i corsi e di tutti i seminari. Nadia, che è traduttrice in questa veste, è allineatrice ed è formatrice dal 1° al 5° livello della scuola di Anne. Io e Stefano, che siamo allineatori, ripeto, sono referente italiano da questo punto di vista di Anne ogni volta che viene in Italia. Ancora una cosa. Chiunque, noi ne siamo l'esempio vivente, può diventare allineatore. Quindi Anne viene a Roma principalmente per formare nuovi allineatori, poi già che qui fa anche delle giornate di guarigione, ma fondamentalmente se uno di voi oggi sentisse una chiamata, per cui sente una scintilla dentro di sé che dice questa cosa mi richiama, beh, sappiate che a gennaio e a maggio partiranno dei nuovi cicli di formazione, per cui poi siamo qui per darvi tutte le indicazioni in questo senso.
chiusa la mia parte, rifacciamo un applauso, vi lascio veramente nelle mani e nell'energia di Anna. Grazie. Leider spreche ich kein Italienisch. Mi dispiace di non parlare italiano. Ich weiß gar nicht, was Fabio alles gesagt hat. Non so cosa abbia detto Fabio. Aber ihr habt gelacht und wart fröhlich und habt geklatscht. Es war bestimmt sehr gut. Ma siccome voi eravate felici, avete sorriso e avete anche applaudito, vuol dire che era una cosa buona. Oh mein Gott. Ja, ich werde euch ein bisschen was über meine Arbeit erzählen. Vi racconterò qualcosa del mio lavoro? Denn es ist viel mehr als das, was ich nur körperlich zeige. Perché è molto di più di quello che si fa vedere col corpo. Ich löse sogar eure Blockaden auf aus vorangegangenen Leben. Perché io posso sciogliere addirittura blocchi delle vostre vite precedenti. Und ich sage auch, meine Heilung ist die Medizin der Zukunft. E dico anche che la mia guarigione è la medicina del futuro. Und Gott sei Dank kommen immer mehr Ärzte zu mir und wollen von mir ausgebildet werden. E per fortuna vengono sempre più medici da me e vogliono fare la formazione. Mit meiner Hilfe für die Menschen bin ich der Schulmedizin, der modernen Physik, allen Wissenschaftlern weit voraus. E quindi con il mio metodo di guarigione, praticamente io sono veramente più avanti della fisica, di quanto la fisica possa solamente immaginare. Io lo faccio già da tanti anni. Ja, es ist wichtig, dass ihr das erfahrt. Ed è molto importante che voi facciate esperienza di questo. Damit ihr nicht mehr unbesonnen Pillen schluckt, euch impfen lasst. Und falsche Therapien anwendet. È importante che veniate a sapere anche tutto quello che appunto vi racconterà nella conferenza, proprio perché così siete più coscienti di non dover ingoiare pillole e di non fare i vaccini e tutte queste cose. Können nicht heilen. Spritzen können nicht heilen. Der Geist muss heilen. Perché le pillole e le iniezioni non possono guarire, è lo spirito che vi guarisce. Aber das geht alles nur, wenn der Mensch eine gerade Wirbelsäule hat. Ma tutto funziona solo se la gente ha la colonna vertebrale dritta. Ich zeige euch ein paar Bilder. Vi faccio vedere un paio di slide. Das ist die Historie des Menschen. Questa è la storia dell'uomo. Vom Vierfüßler auf zwei Beine. Da quadrupede a bipede. Der Neandertaler, il Homo sapiens. L'uomo di Neandertal, l'uomo sapiens. Vom Affen haben wir das schwenkbare Becken übernommen. Dalle scimmie abbiamo ereditato questo bacino che bascula molto, no? E che ondeggia di qua e di là, in avanti e indietro. Und obwohl wir schon Mensch sind, sind wir noch nicht in der Balance. Nonostante questa trasformazione siamo uomini, però uomini nel senso chiaramente esseri umani, però non abbiamo questo bilanciamento. Unser Becken ist noch nicht verankert. Perché? Perché il nostro bacino non è ancora ancorato. Es schaukelt noch hin und her. E bascola avanti e indietro. Dadurch hat der Mensch unterschiedlich lange Beine. Ed è per questo che si hanno i casi di gambe con lunghezza diversa. Und die Wirbelsäule muss sich krümmen. E la colonna vertebrale si deve adeguare e quindi si storge, perché ha questa base storta. Und so entstehen auch die Rückenschmerzen. E così sorgono anche i mal di schiena. Ich habe es im Laufe der Jahrzehnte noch nicht erlebt, dass ein Mensch in der Symmetrie war. Nel corso di questi decenni non mi è ancora capitato di trovare qualcuno prima che di venire da me completamente dritto. Dieses schief und krumm sein bringen wir schon mit aus der Zeit des Affenmenschen, also des Affenmenschen. Perché? Perché questo essere storto ce lo portiamo dietro ancora dalle, appunto, nel corso dell'evoluzione, ancora dai tempi della scimmia praticamente.
Meine Aufgabe ist, euch davon zu befreien. E il mio compito è di liberarvi da questo. Ihr werdet heute perfekt gerade. Die Wirbelsäule wird perfekt sein. Das Becken wird gerade, die Beine werden gleich lang. Und ihr habt ein ganz neues Programm. Auch ihr werdet auch schmerzfrei werden. Quindi, praticamente d'ora in poi, da oggi, sarete perfettamente dritti. Il bacino sarà dritto e anche il vostro programma sarà cambiato e non avrete più i dolori di schiena. Es ist ein Quantensprung im geistigen Heilen, den ich heute mit euch vollbringe. È un salto quantico, quello che farò io oggi della guarigione per voi. Der Mann mit dem Stab, der darf sich schon der Gottmensch nennen. L'uomo con il bastone, vedete lì il penultimo, si può già dire che è uomo Dio. Wir sind alles dieser Gottmensch. Noi tutti siamo uomini Dio. Aber er ist noch nicht in der Symmetrie. Ma non è ancora nella simmetria. Deshalb müsste er sich normalerweise an einem Stab stützen. E per questo che normalmente per camminare si deve appoggiare a un bastone. Nach meiner Arbeit werdet ihr so aussehen. Invece dopo il mio lavoro avrete questo risultato. Wir haben diese alten Überlieferungen völlig abgelöst. Quindi, und dürfen nach oben streben. Quindi abbiamo perso tutta questa cosa che ci veniva dalle generazioni precedenti, la perdiamo e abbiamo questa spinta verso l'alto. Wie nennen wir uns dann? Quantengott. E allora ci potremo chiamare Dio quantico. Der Quantengott ist ein Mensch im menschlichen Erdenkleid, der den Gott in sich bewusst erlebt. E cioè il Dio quantico è colui che veste un vestito umano, cioè ha un corpo umano, però ha la coscienza di essere Dio. Ein Quantengott zu sein hat mit Religion nichts zu tun. Questo non ha niente a che vedere con le religioni. Es ist einfach die Wirklichkeit. È semplicemente la verità. Die Religionslehren haben die Menschheit irritiert. Le dottrine religiose hanno semplicemente irritato l'umanità. Jede Religionsform hatte ihren besseren Gott. Ogni forma religiosa diceva che il suo Dio era il migliore. Und dieser Glaube hat nur Krieg gebracht. E queste credenze hanno solo portato guerre di religioni. Jetzt ist die Zeit, 2000 hat sie begonnen, wo der Mensch den Gott in sich erwecken kann. E adesso è la nuova epoca, cioè il nuovo millennio che è cominciato nel 2000, dove il Dio quantico si può risvegliare dentro l'uomo. Das Zeitalter von 0 bis 1000 galt der Erforschung von Ländern und auch der Erschaffung der Religionen. Quindi diciamo che grossolanamente dall'anno 0 al 1000 c'è stata la scoperta dei paesi e sono state fondate le religioni. Das Zeitalter von 1000 bis 2000, da erschuf sich die materielle Welt. Dal 1000 al 2000 si è creato il mondo materiale. Die Kirchen. Le chiese. Man hat uns Geschichten erzählt. E ci hanno raccontato un sacco di storie. Aber in Wirklichkeit ist der Gott in uns. Ma in realtà Dio è dentro di noi. Das war nie anders. Non è mai stato altrimenti. Schon Jesus hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Già Gesù aveva detto, io e il Padre siamo uno. Jetzt müssen wir das endlich auch mal begreifen. E adesso finalmente lo dobbiamo capire anche noi. Dann hört auch das Suchen auf. E quindi finisce il nostro cercare. Wir können Gott nicht in irgendeiner Glaubensform finden. Non possiamo trovare Dio in qualche forma di fede. Gott ist in jedem. Dio è dentro a ognuno di noi. Heute wird euch das bewusst werden. E oggi ne sarete coscienti. Ihr werdet heute Zeuge von Wundern.
Oggi sarete testimoni di miracoli. An euch und an den anderen. Lo vedrete su di voi e sugli altri. Da erfüllt sich auch das, was Jesus Christus schon sagte. Es steht auch in der Bibel. E anche questo è già stato detto da Gesù Cristo. Nach mir werden noch andere Menschen kommen, die noch größere Wunder vollbringen als ich. Gesù ha detto, dopo di me verranno delle persone che faranno dei miracoli anche più grandi di quello che faccio io. Und ich bin jemand dieser Art. E io sono una di questo tipo. Man wird ausgesucht. Man kann das selbst gar nicht steuern. Cioè, si è eletti, non si può controllare questa cosa qua. Ich habe die geistige Welt, ich bin ja auch ein Medium, gefragt. Wieso habt ihr gerade mich ausgewählt? E io ho chiesto al mondo spirituale, perché sono anche una medium, e ho chiesto al mondo spirituale, perché avete scelto proprio me? Warum sind die Menschen nicht gleich in der Symmetrie, wenn sie auf die Erde kommen? Perché non sono subito eretti gli uomini quando vengono al mondo, non sono simmetrici. Sie sagten, die göttliche Ordnung, die du herstellst, das muss ein Mensch machen, damit der Mensch wieder glaubt. E mi hanno risposto che l'ordine divino che io ripristino quando faccio l'allineamento lo deve fare un essere umano affinché tutta l'umanità torni a credere in Dio. Und so erfülle ich meine Aufgabe. E così io faccio semplicemente il mio compito. Das Schöne ist, dass ich das nicht für mich alleine festhalte. La cosa più bella è che io non tengo solo per me questo sapere. Direkt als ich diese Gabe entwickelt habe, habe ich beschlossen, es auch mit anderen Menschen zu teilen. E cioè subito appena ho ricevuto questo dono, ho deciso di farne parte anche gli altri. Jeder Mensch ist ein Heiler. Ogni uomo oder eine Heilerin. È un guaritore o una guaritrice. Das Bewusstsein ist da, aber wir können es im Moment nicht abrufen. La coscienza c'è già, però dobbiamo richiamarla. Dafür gebe ich Seminare. Ed è per questo che facciamo dei seminari. Und führe euch genau dahin, dass ihr selbst Wunder vollbringen könnt. E vi conduco fino al punto che dopo anche voi potete fare dei miracoli. Die Fähigkeiten hat jeder. Le capacità ce l'hanno tutti. Ohne Ausnahme. Senza eccezione. Wir sind alles schon Heiler. Noi tutti siamo già dei guaritori. Mir ist es bewusst, euch noch nicht. Io lo so, sono in piena coscienza di questo, voi non ancora. Beschließt, zu den Seminaren zu kommen. Decidete di venire ai seminari. Das ist das der einzige Weg, der wirklich glücklich macht. È l'unica strada che rende veramente felici. Viele Leute fragen mich, was ist meine Aufgabe? Tanta gente mi chiede, ma qual è il mio compito? Ich sage heilen und helfen. E io rispondo, guarire e aiutare. Och, ich hatte eigentlich noch so viel mit mir selbst vor, sagen dann viele. E allora tanti dicono, ma avevo delle altre intenzioni, avevo ancora tante cose da fare. Ich sage, du kannst suchen, aber du wirst nichts finden, was dich so glücklich macht, wenn du einen kranken Menschen geheilt hast. E allora io rispondo, puoi continuare a cercare, ma non troverai niente che ti renda più felice di guarire una persona e aiutarla. Nach langer Zeit manchmal kommt die Bestätigung. Hätte ich das doch damals schon gemacht, wie du das gesagt hast. E poi mi arrivano le conferme, se l'avessi fatto prima, se avessi incominciato prima. Aber der Mensch muss ja auch erstmal Lebenserfahrung haben. Ma gli uomini devono anche prima fare delle altre esperienze. Ein Heiler, der selbst nichts erlebt hat, kann sich nicht in die Menschen hineindenken. Anche perché un guaritore che non ha fatto esperienze di vario tipo e che non ha imparato anche la sofferenza e tante cose, non si può poi medesimare nel dolore e nella sofferenza delle persone malate che gli arrivano poi da guarire. Ich kann heute sagen, ich habe alles erlebt, was es gibt. Vi posso dire che ho fatto tutte le esperienze possibili immaginabili. Um Menschen zu verstehen. Per capire la sofferenza degli uomini. Ich glaube, ich habe mir nur die härtesten und schwersten Prüfungen gewählt. E credo di essermi procurata veramente gli esami più difficili. Aber ich weiß, dass ich heute
genau für die Behandlungen, die ich mache, präpariert wurde. Però attraverso le esperienze so perfettamente che così sono stata preparata a quello che devo dare. Egal was mir die Menschen erzählen an schicksalhaften Fügungen und Problemen. Tutto quello che mi viene raccontato, i problemi che hanno, il loro destino, eccetera, sono già preparata. Ich kenne alles. Perché lo conosco già. Zu Hause mache ich auch Telefonseelsorge. E a casa faccio anche appunto una specie di telefono amico, no? Cioè, und per die le Leute anime. Erzählen mir die grausamsten Geschichten. E la gente mi racconta le storie più allucinanti. Und ich gebe ihnen gute Antworten. E io do loro buone risposte. Woher weißt du das alles? E loro mi dicono, ma come fai a saperlo? Das ist dann wirklich dann spaßig. E allora mi diverto. Ja, wir werden geschult. Das Universum schult uns. Sì. Wir werden gebraucht. Noi tutti qua è come se fossimo a scuola. E l'universo ci fa scuola. Die Welt wird sich total verändern. Il mondo cambierà totalmente. Es ist diese Wandlungszeit ist schon in vollem Gang. E questa trasformazione, questo processo di trasformazione è già in atto. In der Politik, im Bankenwesen, egal was wir nehmen, auch in der Pharmaindustrie, in der Schulmedizin, es wird sich alles verändern. Nelle banche, nei governi, nella industria farmaceutica, dappertutto c'è uno sconvolgimento e si trasformerà tutto. Es kommt ein ganz neues Bewusstsein in die Köpfe der Menschen hinein. E ci sarà una nuova coscienza nelle persone. Man wird wieder Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen. E la gente prenderà di nuovo la responsabilità per la propria salute. Sich gesünder ernähren, das richtige trinken und einfach mehr für sich tun. E impareranno a nutrirsi meglio tutti quanti e ad essere coscienti del proprio corpo, di quello che fanno con appunto il tempio del proprio spirito. Wir haben in Deutschland 2 Millionen Medikamententote jährlich. Ogni anno in Germania ci sono 2 milioni di morti a causa delle prescrizioni sbagliate di farmaci. Und hier wird das nicht viel anders sein. Anche qua in Italia penso che la cosa non sia tanto differente. Wir haben mehrere Millionen Impfopfer jährlich. Abbiamo più, anche lì, diversi milioni di morti o di danneggiati per i vaccini. Besonders die Kinder, die geimpft werden, die sterben weg und haben Allergien, Autismus, Epilepsie, MS. Ah, ich kann es gar nicht alles aufzählen. Specialmente i bambini piccoli che vengono vaccinati, certi muoiono, certi hanno allergie, certi hanno epilessia, certi hanno veramente altre malattie terribili e appunto morti precoci. È terribile quello che succede con i bambini dopo i vaccini. Es kommt alles heraus. E viene fuori tutto adesso, viene fuori tutto. Ich habe schon vor 40 Jahren gesagt, hört auf zu impfen. Ich habe selbst 2 Kinder großgezogen, die Impfschäden hatten. Io stessa ho 2 figli che sono stati danneggiati da vaccini. Impfungen sind nur eine Erfindung der Pharmaindustrie, weil damit machen sie Milliarden Umsatz. I vaccini sono solamente una invenzione della industria farmaceutica che per fare soldi. Deshalb bekommen wir diese Geschichten erzählt. Impfen wäre wichtig. Per quello che ci raccontano le favole che i vaccini sarebbero importanti. Bei uns sind jetzt immer mehr Wissenschaftler, die sagen, nein, ich steige aus diesem Programm. Impfen ist gefährlich. Da noi ci sono già degli scienziati che dicono, io voglio scendere da questo programma perché i vaccini sono pericolosi. Gut, ihr seht, es darf sich alles verändern. Quindi vedete, si può cambiare tutto. Ich glaube, die Heiler werden gebraucht wie nie zuvor. E io penso che veramente i guaritori c'è bisogno di loro più che mai.
Die Krankenhäuser müssen sich anstrengen, weil viele Menschen gehen ins Krankenhaus und bekommen einen gefährlichen Keim. Allora, anche naturalmente gli ospedali devono adeguarsi e devono farlo in fretta. Sie werden wegen einer Kleinigkeit untersucht und dann sind sie todsterbenskrank oder sterben. La gente magari va all'ospedale per una piccola, per un piccolo controllo e viene fuori che invece è mezza morta. Was ist das für ein Keim? Che roba è questa? Ich glaube, das ist gewollt von da oben. Dass die Menschen sich mehr Gedanken machen. E io credo che questo sia voluto dall'alto affinché la gente ci pensi bene prima di farsi curare così selvaggiamente. Krankenhäuser machen krank, das sagt ja schon der Name. Gli ospedali rendono solo malati. So, ich gehe mal schnell weiter. Mein großes Vorbild, er hat uns alles schon gezeigt. Vado avanti velocemente, questo è il nostro esempio che ci ha già mostrato tutto. Warum haben die Menschen sich nicht selbst geheilt? Perché la gente non si è guarita da sola. Er landete am Kreuz. Lui è finito sulla croce. Im Mittelalter hat man die weisen Menschen und die Heiler sogar verbrannt. E pensate al Medioevo, quanta gente hanno messo sul rogo, anche saggi. Als ich mit dem Heilen begonnen habe, 1995, habe ich das Gleiche erlebt wie die Geschichte hinter mir. Also, ich hatte auch das moderne Mittelalter. E quando io ho cominciato con le guarigioni spirituali nel 1995, anch'io ho dovuto subire quello che lei chiama sempre un moderno medioevo, cioè quello che c'era già stato nella storia, aveva tanti oppositori naturalmente. Das Schlimmste war einmal, als ich dann mit dem Auto losfuhr, haben mich meine Hinterräder überholt. La cosa più brutta che mi è successa è che mi hanno svitato i bulloni delle ruote della macchina dietro e quando io sono partita mi sono vista superare dalle mie ruote posteriori. Man hatte die Räder abgeschraubt, die Reifen platt gestochen, ein andermal Putzwolle in meinen Auspuff gesteckt. Altre volte mi avevano veramente sgonfiato le ruote, tagliato le ruote, mi avevano messo della lana dentro al tubo di scappamento. Le hanno fatte un po' di die Elektrizität unter dem Auto durchgeschnitten. E anche i cavi elettrici sotto all'automobile hanno tagliato tutto i cavi. Die Scheibenwische abgebrochen, hatte ich das schon gesagt? Ja, heute nicht. avevano spaccato i targicristallo della macchina. Was ich alles erlebt habe. Tutto quello che mi è successo. Ich habe 17 Musterprozesse geführt, um überhaupt heilen zu dürfen. E praticamente la cosa più grande che ha fatto, cioè dal punto di vista legale, dovete sapere che Anne ha condotto 17 processi contro, appunto, per battersi per la legalizzazione di questo lavoro in Germania. Ja. Und ich sollte 750.000 Euro Strafe bezahlen und 250 Tage ins Gefängnis gehen. Perché, weil ich die Menschen verändere. Secondo la Corte, lei doveva pagare 750.000 euro di multa e 250 giorni in prigione perché cambiava le persone. Weil die Veränderung, das hieß, ich würde eine Diagnose stellen und das darf ja nur der Arzt. E cioè, secondo loro, il fatto di far vedere, come vedrete poi, le fotografie nei suoi volantini con i piedi dispari prima e pari dopo era come dire una diagnosi. E la diagnosi in Germania la può dare solamente un medico. E lei, non essendo medico, legalmente era perseguibile. Als ich sagte, ich mache doch die Menschen gesund, wir können Milliarden einsparen. Quando io ho detto, ma faccio solamente il mio dovere di rendere sane le persone e così possiamo risparmiare dei miliardi. Da sagten die, sie sind eine große Konkurrenz für unsere Orthopäden. E allora mi hanno risposto che io ero una grande concorrenza, rappresentavo una grande concorrenza per i loro ortopedici. Aber 2004 haben wir in Deutschland das Gesetz geändert. Ma fortunatamente, cioè anzi fortunatamente grazie ad Anne, nel 2004 c'è stata la legge in Germania che ha cambiato le cose. Die Geistheilung wurde erlaubt. E quindi
als Beruf. La guarigione spirituale è permessa proprio come lavoro, è riconosciuta come lavoro giuridicamente. Ich möchte das noch erreichen, dass die Geistheilung in ganz Europa anerkannt wird. E lei sta combattendo affinché la guarigione spirituale sia permessa in tutta l'Europa. Ja. Gut, ich zeig euch jetzt was wir machen. Adesso vi faccio vedere cosa facciamo. Das ist bei mir zu Hause. Ich habe viele, viele Jahre 250 Leute am Tag behandelt. Questo è a casa di Anne. Per molti anni ha potuto fare guarigioni addirittura con 250 persone al giorno. Ich konnte damals nicht jeden auf der Liege behandeln, so wie ich das mit euch heute mache. Es war nur möglich, im Kollektiv zu arbeiten, weil ich hatte über 100.000 Menschen auf der Warteliste stehen. È chiaro che con dei numeri simili non faceva come può fare invece comodamente con voi oggi, distesi sul lettino, guarigione una ad una, ma doveva fare delle guarigioni collettive. Perché altrimenti avrebbe dovuto, siccome aveva una lista d'attesa di migliaia di persone, avrebbero dovuto aspettare anni. In Deutschland habe ich über 10.000 Heiler ausgebildet und über 500 Begradigungsheiler und daher bin ich etwas entlastet. Allora, in Germania però lei ha fatto più di 1.000 allineatori e und wie viele die Lehren? 500, nein, 10.000 Heiler, 10.000 Heiler und 500 Begradigungsheiler. E 500 anche allineatori. Und dadurch bin ich etwas entlastet. E quindi adesso può riposarsi un attimo perché il lavoro è diviso. Und das ist auch der Grund, warum ich heute bei euch sein kann. Ed è per questo che oggi può essere qui con noi. Ja. Sonst wäre das nicht möglich. Altrimenti non sarebbe stato possibile. Und hier bilde ich auch Schüler aus und Lehrer. Anche qui io faccio formazione e ha già formato, come avete sentito, una cinquantina di allineatori, ci sono già sicuri e poi sta facendo degli altri corsi. Meine Arbeit muss in die ganze Welt getragen werden. Perché il mio lavoro deve essere portato in tutto il mondo. Tania und ich arbeiten schon in 7 Ländern. Tania ed io lavoriamo già in 7 paesi. Eingeladen sind wir von 50 Ländern. Ma degli inviti ne abbiamo da 50 paesi. Aber alles schaffen wir nicht. Ma non possiamo fare tutto. Gut. So seht ihr auch aus. Der Mensch ist nicht in der Symmetrie. Ecco, è così che vi presentate. L'uomo non è nella simmetria. Und das hat fatale Folgen. E naturalmente ci sono delle conseguenze fatali. In Deutschland werden 500.000 künstliche Hüftgelenke jährlich eingesetzt. Ogni anno in Germania vengono impiantate 500.000 anche artificiali. Fast genauso viele Kniegelenke. Quasi altrettante protesi al ginocchio. Und die Bandscheibenvorfälle. E le ernie operate. 250.000 Operationen. 250.000 operazioni all'anno di ernia del disco. Aber das ist keine Heilung. Ma questo non è guarire. Weil das Becken ist schief. Perché? Perché il bacino rimane storto. Deshalb gehen Hüften und die Knie kaputt. Ed è per questo che le anche e le ginocchia poi si spaccano. Nach der Begradigung heute bleibt euch das alles erspart. Invece, dopo l'allineamento, oggi vi sarà risparmiato tutto questo. Hüften können sich sogar wieder ausheilen, Knie können sich reparieren. Anche perché poi anche le anche, scusate la doppia parola, anche le anche si guariscono da sole e anche le ginocchia, cioè quando è tutto in asse di nuovo, il corpo ripristina la perfezione. Wenn die Statik stimmt, ihr nicht mehr fehlbelastet, dann kann sich der Knochen sogar regenerieren. Quando la statica praticamente riacquista l'equilibrio e non ci sono più pesi diversi da una parte e dall'altra, allora addirittura le ossa si possono rigenerare. Das war sogar in Indien.
Da haben wir ganz schwere Skoliosen vorgefunden. Qua ero in India e lì abbiamo collaborato con dei medici che ci hanno fatto vedere dei casi veramente difficili. Da haben wir mit Wissenschaftlern und Ärzten zusammengearbeitet. Appunto abbiamo lavorato con medici e scienziati. Das macht die Schulmedizin. Questo fa la medicina tradizionale. Sie operiert an der Wirbelsäule. Cioè opera alla colonna vertebrale. Das ist falsch. Però è sbagliato. Wenn ihr die Bilder genau anschaut, sieht man, dass diese Dame ein schiefes Becken hat. Se voi guardate attentamente queste foto, vi accorgerete che nonostante la signora sia stata operata, tutte quante hanno lo stesso il bacino storto. Auf der linken Seite steht der Beckenkamm ganz oben und rechts ist alles ganz flach. Vedete che in tutte le foto appunto ci sono tutti i bacini asimmetrici, nonostante, cioè quindi la colonna è stata operata, però il risultato non c'è stato. Damit der Körper nicht umfällt, hat sich Knochenmasse gebildet. Affinché appunto per non cadere, per non perdere l'equilibrio, si sono formate proprio delle ossa storte. Wenn die Knochenmasse wegoperiert wird, dann hat diese Frau Gleichgewichtsstörungen. Allora, si operano queste masse di ossa in più da una parte, si toglie la massa ossea per riequilibrare la colonna e la signora perde l'equilibrio. Und man hat ihr sogar ein Drahtgestell einoperiert. E là vedete addirittura si mette dentro dei ferri, dei... Was ist das für ein Flickwerk? Ma è una tortura. Hm? Die arme Frau. Povera donna. Ja, und hier das gleiche und das ist auch deine Katastrophe. Ecco, questa è tutta una catastrofe. Das könnt ihr jetzt erst erkennen, wie wichtig die Wirbelsäule ist. E qui invece potete riconoscere quanto importante sia la colonna vertebrale. Alle organe und Steuerzentren werden von der Wirbelsäule aus gelenkt. Tutti gli organi e tutti praticamente le cose che gestiscono l'organismo sono guidati dalla colonna vertebrale. Niemand ist an den Organen krank. Nessuno ha l'organo ammalato. Es gibt auch keine Herzkranken. Non ci sono neanche malati di cuore. Sie haben einfach eine krumme Wirbelsäule. Hanno semplicemente la colonna vertebrale storta. Und die Impulse zur Herzfunktion, die können nicht richtig geschaltet werden. Quindi gli impulsi verso il cuore non possono essere diretti nella maniera giusta perché partono sbagliati. So einfach ist das. Wenn ich euch heute begradige, dann sind alle Organe mitgeheilt. Quando io oggi vi allineo alla colonna vertebrale, comprendo la guarigione di tutti gli organi. Hm. Der Arzt geht ans Organ. Das Il medico ist falsch. Va direttamente all'organo, però questo è sbagliatissimo. Aber er weiß es nicht. Ma lui non lo sa. Weil die Schulmedizin nicht vom Geist gelenkt wird, nur von rationalem Denken. Infatti, la medicina tradizionale non è guidata dallo spirito, ma solo dalla razionalità. Auch Frauen, die nicht schwanger werden konnten, ja alles probiert haben, schon Eizellen verpflanzen ließen, wurden nach der Begradigung Mutter. Addirittura donne che non riuscivano a rimanere incinta, che avevano provato anche l'inseminazione artificiale, eccetera, non niente da fare, dopo l'allineamento sono riuscite a rimanere incinta. Männer, die unfruchtbar waren, konnten Kinder zeugen. E lo stesso uomini che non potevano avere figli, dopo invece hanno potuto averne. Bei Diabetikern hat sogar die Bauchspeicheldrüse wieder angefangen zu arbeiten. Ad esempio, ci sono stati casi di diabetici che dopo l'allineamento è ripartito il pancreas nelle sue funzioni corrette. Ich habe über 100.000 Menschen geheilt, wo ich arztbestätigte Gutachten habe. Ho guarito più di 100.000 casi
dei quali ho l'attestato medico. Über 300.000 Menschen habe ich geheilt, aber da war keine Arztbestätigung nötig. Das haben die selbst gemerkt. Invece, in realtà io ne ho fatti 300.000 casi di guarigioni, però hanno potuto constatare loro stessi che erano guariti e quindi non c'era bisogno del certificato medico. Und das ist alles an der Wirbelsäule angeschlossen. E questo, vedete, è tutto collegato alla colonna vertebrale. Die Wirbelsäule ist der verlängerte Arm zum Universum. La colonna vertebrale è come se fosse un braccio allungato verso l'universo. Sie ist nicht nur ein Knochengerüst. Non è solamente un insieme di ossa. Sie ist eine hohe Intelligenz. È un'alta intelligenza. Etwas Absolutes. Qualcosa di assoluto. Schaut mal, auch die Chakren sind an der Wirbelsäule angeschlossen. Ecco, vedete in questa slide che anche i chakra sono collegati alla colonna vertebrale. Und das sind die Chakren, die die Lebensenergie erzeugen. E qui vedete i chakra che praticamente producono la energia vitale. Deshalb sollte man nie den Körper bedecken mit irgendwelchen Verschränkungen. Ed è per questo che non bisogna chiudere il corpo con qualche chiusura. Das macht das wichtigste Herzchakra zu. Das ist auch falsch, das ist unsere Erdungsenergie. Ci fa vedere le posizioni sbagliate, cioè am schlimmsten ist das hier. Il peggio di tutti anche dietro, coprire die i chakra. Nach vorne. So lauft ihr alle herum. E quindi avete capito, a braccia concerte, che se ne vedono tanti, specialmente noi italiani lo facciamo spesso, si chiude il chakra del cuore e nelle altre posizioni che ha fatto vedere lei, il chakra di base che invece ci nutre proprio dell'energia della terra e poi addirittura con le mani dietro così si spingono in avanti le spalle, si incurva la schiena, quindi terribile, bisogna abituarsi a stare eretti. Euer Körper ist ein Wunderwerk. Il nostro corpo è un capolavoro. Wer lange so sitzt, wird gleich gähnen und müde sein. Se uno sta a lungo seduto con le braccia conserte, presto comincerà a sbadigliare e a essere stanco. Ändert das bitte. Ricordatevi di questo. So kommt ihr zu mir. Così venite da me. Eure Energien sind zerrissen. Quindi vedete com'è tutta stracciata l'energia dell'aura intorno? Und so werdet ihr gehen. E invece vedete dov'è la scritta dopo, così ve ne andrete. Daniel Goulart hat diese Bilder gemacht. Daniele Goulart, un bolognese che usa una macchina russa per fare queste foto, ha fatto questo esperimento ed è venuto questo il risultato. Wissenschaftlich anerkannt. Ed è appunto riconosciuto dagli scienziati, an der Uni. Addirittura ha avuto dei riconoscimenti proprio recentissimamente all'università. Dass meine Arbeit zu 100% funktioniert. Che il mio lavoro funziona al 100%. Das sind die Farben der Müdigkeit, der Schwäche. Questi sono i colori della stanchezza, della debolezza. Und hier seht ihr blau und lila, die Heilfarben. Invece a destra vedete che c'è il blu, c'è più blu e c'è anche il violetto. Und von der Seite kann man auch erkennen, der Mann steht nachher viel gerader. Vedete anche la posizione di lato, potete vedere chiaramente la postura è cambiata. Ihr werdet bis 2 cm größer heute. Diventerete anche più alti, fino anche un paio di centimetri oggi, perché chiaramente con la colonna più dritta si è più alti. Ja. Das ist der Lothar aus Italien, ein Schüler von mir. Questo è Lothar, che è uno studente di Anne, che opera qui in Italia. Und da kann man auch ganz genau sehen, mit welcher Energie wir arbeiten. E lì si può vedere, vedete i colori violetti che ha Lothar sopra la sua testa, con quale energia noi lavoriamo. Die Theta und Delta Energie, Theta und Delta Energie. Ist eine Hochfrequenz. Vedete che le frequenze theta e delta sono molto alte. Und die kommt aus dem Universum. E viene dall'universo.
Die roten Ecken, das ist alles Energieblockade bei diesem Mann gewesen. Questo è un altro tipo di misurazione, sempre con queste macchine speciali che vengono dalla NASA, pensate. E qui si vede chiaramente alla sinistra, cioè il prima e il dopo, a destra, vedete tutti quei triangolini rossi, è dove c'è la mancanza di energia, che poi diventano colorati di giallo un secondo dopo. Eine Sekunde später hat sich die Energie, die gelben Punkte schon den Weg gebahnt. Die Lebensenergie hat sich eine Sekunde später schon den Weg gebahnt. Vedete che appunto basta un secondo per ripristinare l'energia e si vede chiaramente nei puntini gialli. Auch eure Stressabbau und Aggressionen werden sich verändern. Vedete anche le misurazioni dello stress, della tensione, eccetera, dell'energia, si può misurare anche l'aggressività, anche questo viene abbattuto. Weil positive Energie durch euch fließt. Perché poi fluiscono energie positive. Ihr werdet gelassen, zufrieden, sarete dankbar, più rilassati, glücklich. Sarete felici. Auch das passiert. Succede anche questo. Hier nochmal. Hier kann man erkennen die Wirbelsäule. Ist unmittelbar nachdem die Eizelle entsteht und befruchtet wird schon dabei diesen Embryo zu gestalten. Vedete anche qui di nuovo, per tornare alla importanza della colonna, già si forma subito dopo il concepimento. Quindi la prima cosa dell'embrione che si forma è la colonna e dopo si formano tutti gli organi. Bereits nach der vierten Lebenswoche bilden sich schon die Knochensegmente. Vedete che anche già dalla quarta settimana, dalla quarta settimana dopo un mese si formano già le ossa, i segmenti ossei. Und dann wird das Kind gestaltet. E dopo si forma tutto il bambino. Durch das zentrale Nervensystem. Attraverso il sistema nervoso centrale. Die Mutter muss sich um nichts kümmern. La madre non deve preoccuparsi di niente. Es geht alles durch diese hohe Intelligenz der Wirbelsäule. Perché funziona tutto attraverso questa alta intelligenza della colonna vertebrale. Kinder müssen unbedingt zu mir. Danke an die Mutter, die ihre Kinder mitgebracht hat. I bambini devono venire da me assolutamente, grazie alle mamme che hanno portato i bambini. Gestern waren auch viele Kinder da. Anche ieri c'erano tanti bambini. Es ist ein großer Unterschied, ob ein Kind begradigt aufwächst oder schief ist. Provate a immaginare la differenza tra un bambino che deve crescere con queste differenze di lunghezza di gambe, eccetera, e un bambino che cresce dritto e sano già da piccolo. Das Kind ist schief, dann noch die schwere Schultasche, es kann es sich ja auch gar nicht konzentrieren, es ist ein beschwertes Leben. Aber begradigt werden die Kinder die Klassenbesten sein. Naturalmente provate a pensare a un bambino con la schiena storta che in più si deve portare, adesso vediamo questi zaini mostruosi che si trascinano dietro e quindi uno non si concentra neanche a scuola, invece dopo l'allineamento ci sono addirittura dei risultati scolastici migliori. Das sind einmal ein paar Männer. Ecco qua, vediamo, vedete degli uomini adesso molto storti. Der hatte 7 cm Beckenschiefstand. Quello là aveva a destra, in alto aveva 7 cm addirittura di differenza delle gambe. Diese Menschen haben alle schwere Schmerzen. E tutti questi naturalmente pieni di dolori. Die müssen zum Teil schon Morphine einnehmen. E certi prendevano già la morfina. Sind berufsunfähig. Ed erano incapaci di lavorare. Nachdem sie hier waren, können sie wieder arbeiten. E dopo invece potevano tornare a lavorare. Und werden schmerzfrei. E liberi dai dolori. Ja, so wird das bei euch auch aussehen. Schiefe, ecco, Schultern, schiefe Schulterblätter. Questo lo vedremo anche da voi dopo, sicuramente ci saranno casi del genere, con spalle diseguali, con differenze anche tra le scapole. Ist doch klar, dass das nicht geht. È chiaro che così non funziona. Das genau das gleiche. Questo è lo stesso, altri esempi. Schultern rundrücken. E qui vediamo anche le spalle curve. Beckenschiefstand. Quindi dislivelli del bacino. Hier habe ich den Gesundheitsminister, den früheren Gesundheitsminister aus Litauen geheilt.
E qui abbiamo l'ex ministro della salute della Lituania. Er hatte auch 5 cm Beckenschiefstand und ein ganz kaputtes Knie. Anche lui aveva 5 cm di dislivello del bacino e anche aveva male un ginocchio. Er kam mit 2 Stöcken und hinterher konnte er frei gehen. È arrivato con 2 grucce e poi è andato via senza. Und das hat er auch in seinem Buch geschrieben. E lo ha anche scritto nel suo libro, vedete in alto a destra. Dass ich ihn geheilt habe. Che io l'ho guarito. Und das sind seine Dankeschreiben. E questi sono i suoi ringraziamenti, le 2 lettere. Ja. Oh, wie schön. Ah, che bello. Wenn man Urlaub machen kann, ja, aber wenn wir arbeiten, dann kriegen wir das nicht wirklich mit. Se uno fa le vacanze, le Hawaii sono bellissime, però noi non abbiamo tempo di andare in spiaggia perché andiamo qui a lavorare. Indien haben wir sehr viel zu tun. Anche in India abbiamo molto da fare. Ich habe dort selbst eine Schule. Io stessa ho una scuola lì. Spenden erbaut. È fatta con delle offerte. Das ist der engste Vertraute von Dalai Lama. E questo è amico proprio del Dalai Lama. Ich habe in Indien ein Haus geschenkt bekommen, wo ich auch behandeln kann. Io ho ricevuto in dono una casa in India dove la uso per lavorare quando sono lì. Und das sind die neuesten Bilder von meinem Besuch in Indien. Das nächste Mal werden wir an diesem großen Hospital arbeiten. Queste sono le foto dell'ultima volta quando siamo andati giù e a destra in alto vedete un grande ospedale dove la prossima volta andranno proprio a lavorare fianco a fianco dei medici. Dort warten 350 Ärzte, die von mir begradigt werden wollen. Insgesamt 850 Menschen. Lì mi aspettano 350 medici che vogliono l'allineamento. E tra ostetriche, infermiere, eccetera, ho già 850 prenotazioni. Das sind alles Chefärzte, das sind meine Schüler, die helfen mir. Sono tutti capi reparto, là in fondo ci sono degli studenti di Anne che vanno giù ad aiutarla. Und mein Ziel ist natürlich, diesen Durchbruch endlich zu schaffen, dass Ärzte mit uns zusammenarbeiten. E naturalmente lo scopo di Anne è proprio quello, cioè di sfondare in questo campo, cioè di andare negli ospedali e che quindi i guaritori e i medici collaborino e lavorino insieme. In England ist das ganz normal und selbstverständlich, dass Ärzte mit einem Heiler zusammenarbeiten. In Inghilterra già succede, perché in Inghilterra già i medici e i guaritori spirituali lavorano insieme. 60.000 Heiler arbeiten dort schon an Kliniken. Infatti, 60.000 guaritori lavorano già nelle cliniche in Inghilterra. Das gleiche muss hier erreicht werden. E lo stesso dovrebbe succedere qui. In Holland und in der Schweiz ist das auch schon. In Olanda e in Svizzera anche è già così. In Deutschland in einem Krankenhaus, das Charité Krankenhaus in Berlin, hat auch schon mehrere Reiki-Therapeuten. E l'ospedale Charité di Berlino anche ha diversi operatori Reiki. Das hier ist das Castello Carimate in Cantù. Da haben wir so viele Schüler, dass wir so ein großes Ambiente bekamen. Qui ci vedete al Castello di Carimate, vicino a Cantù, dove abbiamo formato, vedete, tutti quegli allineatori. Ja, lernt das geistige Heilen. Imparate la guarigione spirituale. Die Medizin der Zukunft. È la medicina del futuro. Das ist hier in Rom. Qui siamo a Roma. Ja, das ist morgen und übermorgen haben wir auch ein Seminar. Domani e dopodomani anche qui in questo albergo abbiamo un seminario. Ja. Und das auch. Nee, das ist noch mal in Cantù. No, questo è Cantù, sì. Ja, das ist noch ein Bild von bei mir zu Hause. Ein Bild über den Heilmagnetismus, den man aussendet, wenn man heilende Hände hat. Questo è di nuovo a casa di Anne, le altre fotografie, e la seconda foto spiega, cioè fa vedere il magnetismo che uno emette quando fa le guarigioni, emette questo magnetismo che quindi può tenere addirittura
tanti cucchiai, insomma dei ferri, qualcosa di ferro, addirittura Anne, ich sage von deinem Bügeleisen, Anne può tenere su un ferro da stiro addirittura, yeah. Con suo magnetismo. Das war auch ein schönes Seminar. Bin auch eine Naturheilerin. Ecco, questo è un altro seminario, è il livello 5, di nuovo siamo a Cantù e appunto Anne è anche guaritrice della natura. Kinderseminare, das müsst ihr dann auch machen. Questi ihr sono... lernt das Heilen und dann bringt ihr das euren Kindern bei. Seminari per i bambini. Voi potete venire a fare i seminari da noi e poi li insegnate ai bambini. Die Kinder sind die Heiler der Zukunft. I bambini sono i guaritori del futuro. Ja. Diese kleinen hier, 6 e 7 Jahre, wollte unbedingt das Heilen lernen. Guardate quello qui a sinistra sul panchetto, perché non arriva neanche al lettino, vedete che buffo, ha 7 anni e sapeva già da subito lui voleva diventare guaritore. Seine Mutter war leider so naiv, sie hat das gar nicht verstanden. E purtroppo la sua mamma era molto naif e non lo aveva capito. Sie sagte, er würde spinnen. Dice, ma questo mi racconta delle cose, e lo prendeva per matto. Als ich sagte, warum hast du denn deine Mutter nicht geheilt? Da sagte er, weil sie nicht an mich glaubt. E lui è andato da Anne e ha detto, io so fare il guaritore come Gesù Cristo, guarisco anch'io. E lei ha detto, ma perché allora non hai guarito la tua mamma? E lui ha detto, perché non mi crede. Er war viel klüger als seine Mutter. Era più intelligente di sua mamma. Ja. Tania gibt auch großartige Seminare. Anche Tania fa dei seminari grandiosi. Ja, wir sind wirklich, wir bringen euch wirklich ganz wichtige Dinge in euer Land. Veramente stiamo facendo delle cose molto belle nel vostro paese. Leider könnt ihr das Buch nur bestellen bei Fabio, weil wir haben keins mehr hier. Qui sono andati esauriti, quindi potete ordinarli però da Fabio, i nuovi libri di Tania. Ich habe selbst ein großes Geschenk vom Universum bekommen. Eine ganz neue Wirbelsäule. Io stessa ho ricevuto un bel regalo dall'universo, una colonna vertebrale nuova di zecca. Ich habe mir diese Wirbelsäule einfach bestellt. Semplicemente l'ho ordinata. 5 Minuten später kam sie schon. E dopo 5 minuti è arrivata. Ich saß aber gerade in der Badewanne. Ma io ero nella vasca da bagno. Als ich meinen Freund rief, komm schnell, mach ein Foto von mir. Ich habe mir eine neue Wirbelsäule bestellt. Ich glaube, die kommt schon. Quando ho chiamato il mio moroso, ho detto, vieni presto, presto, mi sono ordinata una colonna nuova. Vieni, che credo che stia per arrivare. Er hat gedacht, ich sei übergeschnappt. Lui ha pensato che io fossi impazzita di colpo. Er sagte, nein, ich kann dich nicht fotografieren. E lui dice, no, no, non ti posso fotografare. Aber dann ein Bild hat er gemacht. Ma poi l'ho convinto e ha fatto una foto. Oh, das ist der Beweis. E questa è la prova. Fantastisch. Fantastico. Ja. Es geht alles. Quindi vedete che può arrivare di tutto. Ich bin zu Hause sehr bekannt, weil ich auch Organe rücktransplantiere, die einmal herausoperiert wurden. E a casa sono anche diventata famosa perché posso reimpiantare energeticamente gli organi che sono stati tolti dal corpo. Auf was euch herausgenommen wurde. Quindi scrivete nel foglio che dopo vi verrà dato tutto quello che durante le operazioni vi è stato tolto, che io ve lo rimetto. Ich mache euch wieder vollkommen. E vi rendo di nuovo perfetti. Der Körper will nichts hergeben. Perché il corpo non vuole che niente sia tolto. Es braucht auch nichts herausoperiert werden. E anche non c'è bisogno di togliere niente. Die Zelle vermisst dieses Teil, wie beim Phantomschmerz. Perché le cellule sentono come la mancanza di questa parte, diciamo. È come i dolori fantasma, avete presente? Und wenn ich das zurückgebe in den energetischen Körper, dann ist endlich Frieden in euch. E quando io lo restituisco al corpo in forma energetica, allora ritorna l'equilibrio e la pace, diciamo, nelle cellule anche. Ich habe schon erlebt, dass Organe nachgewachsen sind und völlig neu.
geworden sind. E ho già esperito queste delle situazioni che si sono riformati gli organi. Ich habe einen Mann operiert, der hatte keinen Magen mehr. Io ho operato un uomo che non aveva più neanche lo stomaco. Er lebte von Astronautennahrung. E viveva di cibo per gli astronauti. Ich habe nur mit seinem Sohn telefoniert. Ho solo telefonato, ero al telefono con suo figlio. Er sagte zu mir, kannst du mal nach meinem Vater gucken, er liegt im Sterben. E lui mi ha detto, puoi dare un'occhiata a mio padre che sta morendo, è all'ospedale? Ich dachte natürlich erstmal ans Heilen und nicht an den Tod. E naturalmente io ho pensato, prima lo guarisco, non ho pensato alla morte. Ich sagte, ich gebe ihm ein neues Zellsystem ein. E allora gli ho detto, tranquillo, gli do un nuovo sistema di cellule. Am nächsten Tag ist dieser Mann aufgestanden. Er war schon Pflegestufe 3, hatte 9 Monate nur im Bett gelegen, hatte keine Muskulatur, ganz schwache Beine. Il giorno dopo è successo, dunque dovete sapere che questo era all'ospedale, a letto immobile da 9 mesi, aveva perso tutti i muscoli. Er setzte sich in sein Auto. Si è alzato, si è messo in macchina. Fuhr zu seinem Arzt. Um ihm zu zeigen, wie gut es ihm geht. E è andato dal suo medico a mostrargli che camminava, che stava in piedi, che stava bene. Dann ging er zum Friseur, er hatte schließlich 9 Monate im Krankenhaus gelegen. E poi è andato subito dal barbiere. Dann hat er seinen Sohn angerufen. E poi ha telefonato a suo figlio. Er war so aufgeregt, er hat den Hörer fallen lassen. Papa, du bist am telefono. Eccitato che ha lasciato cadere la cornetta, il telefono, e ha detto, papà, ma cosa fai? Du hast wieder deine Stimme zurück. E hai di nuovo la tua voce. Und der Vater sagte, ich war jetzt erst einmal gut essen. E allora lui ha detto, sì, sono andato a mangiare. Schnitzel mit Pommes frites und Salat. E ha mangiato una cotoletta. Con l'insalata e le patatine fritte. Der Sohn sagte, aber du hast doch gar keinen Magen. E il figlio gli ha detto, ma come, se non hai lo stomaco? Der Vater sagte, es geht mir sehr gut. Il padre ha detto, però sto bene. Er konnte alles essen, was auf den Tisch kam. E lui ha potuto mangiare tutto quello che è arrivato sul tavolo. Obwohl er gar keinen Magen mehr hatte. Anche se è senza stomaco. Aber der Magen war auf der energetischen Ebene noch da. Ma dal punto di vista energetico, ich habe ihn gesehen. Lo stomaco c'era e io l'ho visto. Und so hat auf dieser Ebene alles gearbeitet. E così su questo piano ha lavorato tutto. Man hat diesen Mann sogar in eine Spezialklinik gebracht nach München. Lo si è portato addirittura in una clinica speciale a Monaco. Und das war das Phänomen aller Zeiten. E questo è stato il fenomeno di tutti i tempi. Auf der Röntgenaufnahme ist kein Magen zu sehen. Perché? Perché sulle radiografie non si può vedere lo stomaco. Aber der Mann kann alles essen. Però l'uomo può mangiare tutto quello che vuole. Er verdaut. E digerisce. Er ist satt oder er hat Hunger. E lui dice sono sazio oppure ho fame. Ein Wunder. È un miracolo. Ja. Yeah. E ja, wir müssen erklären, dass diese Klinik schon speziell ist, weil speziell auf Heilphänomene ausgerichtet. Allora bisogna spiegare che questa clinica nei dintorni di Monaco è una clinica fatta apposta per diagnosticare questi fenomeni. Hier genauso. E qui lo stesso. Ein Phänomen. C'è un fenomeno. Diese Frau hatte eine ganz krumme Wirbelsäule. Questa donna, vedete, stesa sul lettino, aveva una colonna vertebrale molto storta. Da in der Luft ist sogar eine kleine Schlange. Dann Licht. Vedete sopra quel serpentello di luce? Aber schaut mal die italienische Bevölkerung. Ma guardate il popolo italiano come sta tutto con le. Alle machen zu. Che si chiudono tutte con le mani. Stehen bei einem Wunder und machen zu. Stanno lì davanti a un miracolo e chiudono le braccia. È impossibile. Das müsst ihr euch abgewöhnen. Dovete assolutamente perdere questa abitudine. So, das war ein großes Phänomen. Questo è stato veramente un fenomeno grande. Die große, die verkrümmte Wirbelsäule mit dem Rückenhöcker.
Hat sich total aufgelöst. Perché appunto c'è questa foto che fa vedere come entra la luce nella colonna vertebrale che era completamente storta e dopo l'allineamento era completamente dritta. Und das beweist auch, dass ich die göttliche Ordnung im Menschen herstelle. E questa è anche la prova che io, come ho detto sempre da 20 anni a questa parte, ripristino l'ordine divino. Denn was sind das für Scheiben? Perché abbiamo pensato cosa sono quelle ruotine. Yeah. E allora vedete qui proprio la ruota della vita, la ruota dell'ordine divino che comprende la legge naturale della guarigione di tutto, così come la legge del diritto, costume, morale, etica, che sono regole di base per l'ordine cosmico eterno di tutto l'universo. Dopo che si è venuto in contatto con questa forza guaritrice, lui vive in noi consapevoli. Was sagt ihr dazu? Cosa ne dite? Eccezionale. Eccezionale. Was sagt ihr? Einzigartig. Oh ja. Grazie. Einzigartig. Ja. Eccezionale. Sì. Wer beweis? E questa è la prova. Das ist die Vortex-Torsionswelle, die ich erzeuge. Ecco, quella lì potete vedere da questa grafica di questa macchina è praticamente questo vortice di luce che crea Anne. Ja. Diese Energie kommt wie ein Wirbel perché vom Universo. Questa energia viene giù come un vortice dall'universo. Und stellt die göttliche Ordnung in euch her. E ripristina appunto l'ordine divino. E con le macchine finalmente adesso si può vedere. Sie hat die Farbe Pink. Sie ist noch höher als die Delta Energie. Ha questo colore rosa lilla che è ancora più su della frequenza Delta. Ich arbeite mit einer Null-Energie. Das ist das Göttliche. Energia zero, che Absolute. È quella del divino, dell'assoluto. So haben wir auch die Antwort. Così abbiamo anche la risposta. Was ist das für eine Energie, che energia è? Da arbeitet? Che energia è con la quale lavorate? È questa. Diese Energie ist nicht messbar. Non è misurabile. Wir können das nur über diese Aufnahmen erkennen. Possiamo riconoscerla solamente da queste foto. Aber sie hat keine eigene Frequenz. Ma non ha una frequenza propria. Sie ist nicht, soll nicht messbar sein. E non deve neanche essere misurabile. Wozu? Perché ci mettiamo a misurarle? Wir müssen sowieso von unserem logischen Denken und dem Verstand etwas herunter und wieder in die Intuition kommen. Dovremmo veramente abbandonare questo modo di pensare razionale e affidarci di più all'intuizione. Ob sie auch so viel Unterschied haben. Sì, vediamo anche lui se ha così tanta differenza. Vediamo Silvio. So, Silvio, dritto. Tira su. Tira su, grazie. Ja, der Silvio gehört zur Familie, Nadja. Er hat auch einen großen Unterschied. Come tutta la famiglia, anche Silvio ha un bel po' di differenza. Sein Bruder hat noch ein bisschen mehr Unterschied, aber das sind auch fast 2 cm. Anche questi sono quasi 2 cm, vedete? Dritta? Grazie. Puoi vedere Silvio? E giù? Wie die restliche Familie durch die Skoliose, auch hier eine axiale Verdrehung. Anche qui c'è una rotazione assiale, vedete? Im Liegen ist 1,5 cm Beckenschiefstand und im Sitzen sind es fast 2. Quindi vedete che da seduto addirittura sono Dritta, quasi 2 cm. E diciamo 1,5 cm da sdraiato. Seduta? Sì. Good. Venite a vedere, anche tutta la famiglia può guardare. Yeah. Sì. 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 Avete visto tutti? Che differenza? Differenza? No, ancora questo è il prima. So, und jetzt kommt die Heilung. Adesso viene la guarigione. Ich schaue mir alles in ihm an. Guardo tutto.
Es geht schon mit dem Kiefer los. Dentro di lui. Der wird jetzt korrigiert und sitzt endlich perfekt. Bene anche la mandibola, sistemo tutto. Brustwirbelsäule, wunderbar. Anche la colonna vertebrale a livello del dorso. Und das Becken ist jetzt in der perfekten Position. Ich metto il bacino nella posizione perfetta. Auch die axiale Verdrehung hat sich aufgehoben. E quindi anche la rotazione assiale si è sistemata. Und jetzt können wir das uns anschauen. E adesso possiamo guardare. Vedete che è perfettamente dritto. I piedi parli. Perfekt. Becken gerade, Beine gleich lang und die Wirbelsäule hat sich jetzt aufgerichtet. Für immer. Per sempre. Bravo Silvia. Gratulazioni. Gratulazioni Silvia. Ob er etwas gemerkt hat? Hai sentito qualcosa, Silvia? Cosa hai sentito? Mandibola, gamba. Tipo se si muoveva. Eine Bewegung, wie eine Bewegung. Oh ja, das hat er sehr gut aufgepasst. Allora sei stato molto attento. Ich gratuliere dir noch einmal. Congratulazioni. Ah però. Dritta. Vedi la bolla dov'è? Hai visto la bolla dov'è? Cos'è la bolla? Ja, man sieht eine Skoliose, die rechte Schulter guckt weiter raus und das linke Schulterblatt ist höher. Vedete che la sinistra è notevolmente più alta. Die Wirbelsäule. Dritto, dritto. Die Wirbelsäule geht nach links. Qui va a sinistra. Nach rechts. Destra. Nach links. Poi a sinistra. Ein großer Beckenschließstand. Quindi vedete che ha veramente una grande scoliosi. E poi lo vedete anche a livello del bacino a sinistra, guardate quanto spazio ha e a destra invece ne ha pochissimo. E ha la tendenza a mettere anche il piedino sinistro più avanti. So, der Samia hat 2,5 cm Beckenschiefe. Samia ha addirittura 2 cm e mezzo da seduto, vedete? Sì, potete avvicinarvi. Auch bei ihm gibt es viel zu tun. Er hat eine doppelte Drehung in der oberen Brustwirbelsäule, aber jetzt ist schon alles korrekt. Becken ist gerade geworden. Die axiale Verdrehung hat sich gerade in diesem Augenblick perfekt neu positioniert. So, wir haben hier ein perfektes Ergebnis. Un risultato perfetto. Und der Samir ist jetzt für immer begradigt. E Samir possiamo dire che è allineato per sempre. Er wird nie wieder krumm und schief sein. E non sarà più storto. Ginocchi, sì, grazie. E perfetto. Perfetto. Tutto bene. Hai visto? Tira dritta, dritta? Sì, va bene. Va bene. Tutto bene. Scapole e dritto. Spina columna vertebrale. Dritto, 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 dritto. Così è sparita. Und das Becken ist perfekt gerade. Vedete anche il bacino che non ha più quella differenza di prima, adesso è perfettamente dritto, la distanza dei rigali è uguale. Dritta, grazie. 2,5 centimetri. Vero, uno, tre? No, di più, eh? 2,5 centimetri Beckenschiefstand.
Anna, ein großer Unterschied. Und dann hat man natürlich Schmerzen. Und später braucht sie eine künstliche Hüfte oder eine Knieoperation. Se vai avanti così, dice appunto c'è un'operazione al ginocchio, così che aspetta invece. Und dann hat sie keine Probleme mehr. Sie hat schon eine Operation am Knie gehabt. Was? Am rechten Knie. Ist ja kein Wunder, weil sie hat ja ständig fehlbelastet. È chiaro, perché avevi una postura sbagliata. Ja. Gut, leg dich bitte hin. Wunderbar. Sie soll mal die Augen schließen. Chiudi gli occhi. Und fühlen. Così senti meglio, ti concentri meglio nel sentire quello che puoi percepire. Che viel zu tun bei ihr. C'è molto da fare, dici. Ja. Bellissimo. Die axiale Verdrehung ist erledigt. Adesso è finito tutto. Gleich là. E adesso le gambe sono. So, und auch im Liegen ist alles perfekt. Anche nella posizione sdraiata è perfettamente allineata. Ich sage, wieder ein Leben gerettet. Allora io dico, abbiamo salvato un'altra vita. Grande differenza. 3 centimetri. Vedete? Sì, un großer Beckenschiefstand. Saranno famosi. Im Liegen ist genauso. Ecco, anche da sdraiata vedete che non cambia la situazione, sono sempre uguali. 3 centimetri uguali. Sempre uguali come stavi seduta. Grazie. Cammini gomma. Questa è una fotografia. Okay. Un pacchettino di questi. Wir haben hier über 3 cm auszugleichen. Più di 3 cm da pareggiare. Und in dem Moment, wo ich ihr die Begradigung, die Herstellung der göttlichen Ordnung gebe, ist ihr Leidensweg vorbei. In dem Moment, prima e dopo. Wir haben hier einen sehr schweren Fall gehabt, über 3 cm, fast 4. Und es ist doch klar, wenn der Mensch immer in der Asymmetrie laufen muss, weil das Becken schief ist, die Beine sind unterschiedlich lang, die Wirbelsäule ist total verkrümmt, dass Spätschäden auftreten werden. In diesem Fall Knie oder ein künstliches Hüftgelenk. Wollen wir ja mal jetzt nicht ausmalen, wie schlimm es noch alles wird. Auf jeden Fall, dieser Leidensweg ist heute beendet, weil jetzt ist die göttliche Ordnung in sie eingezogen und sie geht perfekt. Allora, questo caso era veramente grave, più di 3 cm di differenza, e quando c'è una differenza così grande, naturalmente il camminare con più di 3 cm di differenza da una gamba all'altra, ci si può aspettare solamente di avere delle operazioni future alle ginocchia o alle anche, e non è nostro compito enumerare tutte le cose negative che possono capitare, però quello che dobbiamo vedere è che con l'instaurazione dell'ordine divino d'ora in poi spariranno anche i dolori che la signora ha accumulato fino adesso e sarà libera di camminare senza solette di differenza e libera dai dolori. Si doch einmal, wie es ihr geht. E adesso chiediamo alla signora come va. Io mi sono sentita proprio qualcuno che entrava e mi sistemava. Io ho un problema, ancora ho sentito proprio che ha fatto pluff. Sie hat gespürt, wie etwas in sich hineingekommen ist. Und sie hat auch Probleme an das Herz und hat gespürt, wie das Herz so ein Schlag, so ein bisschen wie eine große Atmung gemacht hat. Ja, ja. Ich gratuliere. Congratulazioni. Grazie. Quello a cui abbiamo assistito l'altro giorno è stato un intervento di chirurgia spirituale.
Anne ha operato su Anna Maria una forma di chirurgia spirituale. Questo ha consentito ad Anna Maria di rilasciare delle tensioni e dei blocchi energetici che si sono manifestati attraverso la fuoriuscita di sangue, come potete vedere dalle immagini della sua camicia. Questo è un processo di guarigione spirituale. È importante sottolineare di questo che questo è avvenuto senza che ci fosse nessun taglio e nessuna incisione sulla pelle, ma il sangue è trasudato dai pori, come avviene anche con altre modalità di chirurgia spirituale. So, das ist die Sarah, die Tochter von der Anna Maria. Allora, questa è Sara, è la figlia di Anna Maria. Und sie hat auch so einen großen Beckenschiefstand wie ihre Mutter. E ha anche una differenza grandissima del bacino come la mamma. Ecco, qui ci sono circa 2 cm di differenza tra le scapole. La colonna vertebrale ha più di una curva. Links, rechts, links, rechts. Sinistra, destra, sinistra, destra. Die Hüfte steht nach links raus. Ecco, è piegato a sinistra. Mehr Raum auf der linken Seite. Wenn ich sie jetzt begradige, dann haben wir einen Leidensweg beendet. E adesso, quando la allineo, abbiamo finito un percorso di sofferenze. Okay. Oh, thank you. Ihr Becken ist schon gerade. Ecco, il bacino è già dritto. Die Beine sind jetzt gleich lang. Venite a vedere. Spiegel. So heilt der Geist. Così guarisce lo spirito. Qualcosa che arrivava, con un'energia, qualcosa che entrava e mi sistemava. Come... Ha di energia che spiota. Wunderbar, sei sparita. Ti gratuliere a te. Congratulazioni. Grazie. So. So, die Schultern sind gerade, Scapulea dritta, e spina columna vertebrale, dritta, 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 e perfetto. So, hier haben wir wieder eine Familie und alle haben wie die Mama einen großen Beckenschiefstand. Un centimetro e mezzo di dislivello, questa è la mamma e ha già di suo presenta un forte dislivello a livello del bacino. Adesso ripristino l'ordine divino. Alles wird gut. Zu 100% perfetto. Tutta un'altra forma e anche il bacino sarà completamente dritto. So haben wir das Ergebnis. E così c'è già il risultato. Guardate. Congratulazione, Monica. Sensazioni particolari? Ho sentito un leggero, come se ci fosse un movimento lieve, diciamo, nella colonna. È una sensazione. Perfetto. Es ist noch etwas mehr als angezeigt. Anche qua, purtroppo, vedete che è in realtà di più di quello che è stato segnato. Bitte leg dich hin. Come la mamma. Noch einmal das gleiche. Und jetzt sollen Sie die Augen schließen. Schließen Sie doch. Nun stelle ich die göttliche Ordnung in ihr her. E adesso instauro l'ordine. Und das für immer. E questo per sempre. Alle Krümmungen in der Wirbelsäule dürfen wir correggiamo tutte.
le scoriture della colonna, e raddrizziamo tutto, e il bacino anche è completamente no, venite a vedere mamma. No mamma, mamma mia. Amore. Amore. So, di kleine kann auch Sensazioni? Ja, gratulazione. Come se mi venivano modellati i piedi. Sentivo delle mani che mi toccavano i piedi. C'erano. No, dopo toccavano i piedi. So, jetzt sehen wir auch wieder 2 cm Beckenschiefstand. Anche qui vediamo 2 cm di differenza, il bacino storto. Tira su. Una rotazione assiale che adesso correggeremo per sempre. Stai pure con le braccine giù lungo il corpo. Ich mache extra langsam. Ihr könnt alle mal die Hände öffnen und fühlen. Possiamo tutti anche allargare le mani e sentire con le mani. Sehr schön, wir sind gut durchgekommen und wir haben hier ein perfektes Perfetto, guardate. Stai giù con le ginocchia, come prima, giù le ginocchia. Guardate che meraviglia. Sì, sì, sono amiche. Sono amiche. Perfetto. Brava Beatrice. Tu Beatrice, hai sensazioni? Cosa hai sentito? Una cosa qui. Non sai cos'è.